You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Buongiorno, continuo la mia dieta detox. Mi sono fatta l'avena, come vi ho fatto vedere sul video sul mio secondo canale. Solo che stavolta ho mescolato. Nel video sul mio secondo canale avevo fatto il video della mia colazione detox, andatelo a vedere tutto. Stavolta però praticamente, se vedete, ha una consistenza un po' diversa, più budinosa diciamo, perché ho mescolato, oltre ai fiocchi d'avena, ho messo anche la crusca d'avena, che praticamente è sempre lo stesso ingrediente, solo che è più sottile, e un po' di questa qua che è farina d'avena aromatizzata al choco cream, comunque sa di cacao, però è molto dolce, è dolcificata, non allo zucchero, però è dolcificata. Io ne metto tipo pochi, un paio di cucchiaini, perché è troppo dolce, ed è venuto così. Adesso ci metto, quindi potete, ecco, questo volevo dire, riferimento a quel video sul mio secondo canale, se vi piace più budinoso così potete anche mettere la crusca d'avena o la farina d'avena, mescolarle un po' fra di loro, insomma poi decidete voi. Poi mi sono fatta la spremuta d'arancia, ovviamente, che è super detox e ci vuole, ricca di vitamine, e adesso c'è da mettere un po' di questi qua sopra, che sono i frutti rossi. Ieri non ho trovato i lamponi al supermercato, uffa, sono tristissima, che mi piacciono tantissimo i lamponi ma non c'erano, e un po' di questa qua che ho comprato di recente, la devo aprire, marmellata di ciliegie senza zucchero biologica di Rigoni, sono buonissime queste qua, veramente sono tutta frutta, quindi ve le straconsiglio. Ho mai fatto vedere questa cosa, cioè per fare tipo uno sciroppo con la marmellata, una cosa un po' più liquida, tipo quei sciroppi che mettono sui gelati, io faccio così, ci metto un po' di questa e un po' la mescolo con un po' d'acqua, e se mescolate viene tipo uno sciroppino, ecco qua, vedete? Se lo frullate addirittura viene ancora meglio, comunque è tipo uno sciroppino, e quindi lo potete distribuire così e tipo lo potete mettere sulla frutta, dove volete. È molto molto carina questa cosa. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo. Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ormai questo è il mio, diciamo, il mio distintivo, segno distintivo. Come cacchio inizio vlog io? Buongiorno. Stavo ammirando la mia condizione, insomma, stavo disperandomi davanti allo specchio, perché io non uso la bilancia per dopo che ho fatto qualche sgarro, qualche magnata, sarò strana, ma io non uso la bilancia, non mi peso mai, ma utilizzo lo specchio, mi guardo allo specchio e capisco se ho sgarrato troppo. Di solito comunque non mi dispero, non mi pento mai, perché in questi giorni sto sgarrando veramente più o meno da prima di Natale, sto sgarrando tantissimo. Se avete visto le mie G-Story domenica, vabbè, sabato sera il gelato, poi domenica una grande mangiata a casa del mio fidanzato, dove abbiamo mangiato tantissime cose buonissime, e ovviamente pasta, carne, salsiccia, oh mio Dio, di tutto di più. Poi alla fine dolci, dolci a morire, le fragole con la panna che io adoro, ho mangiato panna e con fragola, praticamente era un chilo di panna. Comunque vi volevo svelare il mio segreto, perché in tante mi chiedete questa cosa, mi dite, ah ma carità, ma come fai tu quando mangi troppo? Io adesso, cioè, vi faccio vedere la mia condizione, non è neanche tanto male, perché ho un metabolismo molto molto accelerato, e però adesso che mi sto facendo vecchietta con l'età, il metabolismo tende un po' a rallentare, quindi cosa faccio? C'ho dei miei segreti. Prima cosa, appena mi sveglio, acqua calda e limone, subito. Seconda cosa, faccio qualche ora di digiuno, di modo che diciamo tutti i carboidrati, tutti i liquidi, i carboidrati attirano liquidi, tutti i liquidi che ho in corpo, vado in bagno, faccio pipì, faccio tanta pupù, faccio un po' di digiuno appunto per permettere al corpo di svuotarsi, no? E
cosa importantissima, bevo, mi abbuffo di tisana, proprio tanta acqua e tanta tisana, perché dovete eliminare i liquidi che avete accumulato, tutte le schifezze, quindi io bevo tantissime tisane, acqua calda, ma anche il caffè, il tè verde aiuta tantissimo. Ho il mio mobile delle tisane, guardate che bello, sono tutte tisane di Fitti, vi dite che si dice Fitti, io sbaglio sempre, scusatemi ragazze, comunque lo adoro, sono ottime e con queste riesco a depurarmi e a sgonfiarmi tutti i liquidi in eccesso velocemente, quindi anche se ho fatto qualche sgarro, qualche abbuffata, bevo 2-3 queste il giorno dopo e mi svuoto veramente, sono super detox. A me piacciono tantissimo queste qua, Super Fruit, ce n'è poco, comunque io ne consumo tantissime queste. Fit Berry, le bevo queste qua la mattina, a colazione tipo, o il primo pomeriggio, e invece la sera, prima di andare a dormire, Pure Night. Con questo mix, queste tre, o comunque due al giorno, se riuscite anche tre, quando proprio il giorno dopo la buffata, io mi sgonfio tantissimo, anche le gambe, combatte la cellulite, pancia piatta, veramente sono ottime. Quindi adesso mi vado a preparare, vi faccio questa, dai, Super Fruit, che adoro. Ragazze, credetemi, sono troppo buone queste tisane, veramente vi aiutano tantissimo, soprattutto adesso incontro all'estate. Continuate a berle, bevetele tutti i giorni queste tisane, perché sono veramente ottime. Io vi consiglio, bevetele sempre ragazze, perché sono veramente uno dei miei segreti principali, veramente, per non ingrassare, per svuotarmi subito dopo una buffata velocemente. Comunque utilizzate il mio codice sconto come al solito, Carlita10. Vi lascio nel box info il codice sconto e il link dei prodotti sul sito www.fittia.it. Se inserite questo codice sconto, che è riservato a voi e ai miei follower, Carlita10, avrete uno sconto del 10% sull'acquisto. In tantissime ormai mi fate le foto, mi dite che vi trovate bene con queste tisane, quindi io sono felicissima. Ovviamente se posso darvi dei consigli, che voi vi trovate bene. Questa canotta vi piace? Questa è una canotta militare, mi piace tantissimo, che avevo comprato da H&M, adoro. Comunque qua c'è la mia Pupi. Amore Pupi, vuoi fare un salutino a tutti i cagnolini amichetti? Che c'è? Lei è stanca, sta facendo il sonnellino, vero mamma? Sì, russa, russa. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Vieni. Ragazzi, sto in bagno, mi sono lavata i denti e ritoccata il trucco, perché per chi non lo sapesse, poi c'ho questa maglia che la adoro, è troppo comoda e carina. Comunque questo è il mio borsello del trucco, che mi sono ritoccata il trucco, e perché ovviamente prima mi sono dimenticata di dire questa cosa. Le mie giornate, ragazze, nel frattempo guardate la finestra fuori, è troppo bello quando si fa questo orario che sta diventando sera. Comunque le mie giornate, ragazze, sono scandite, oltre da spesa, mangiare, spuntini, cibo, cucinare, lavare i piatti, tutte queste cose qua, anche da andare in bagno, fare tanta pipì, perché ovviamente bevendo molto faccio tanta pipì, quindi è anche tanta pupù, dovrei dire, però tanta pupù, perché mangiando molto faccio tanta pipì e tanta pupù. Veramente sono il contrario di stitica, come si fa a dire, perché è vero. Quando mangi bene, vai anche regolarmente di colpo, e questo ti aiuta ad avere la pancia piatta, avere un intestino che funziona bene. A parte gli scherzi, è molto importante farla, ragazzi. Quando non riesci a fare la caca, so che sono argomenti strani, però ti sento prima di uscire, io devo sempre prima farla, perché sennò davvero sto male a trattenerla, anche la pipì. Non c'è nessuno in casa, ma mi sento quasi osservata. Comunque, ho ritoccato il mio trucco semplicissimo, guardate, non so se vi piace questo trucco fatto così, molto semplice, rossetto nude e un po' di blush, un po' di terra, nulla di che. E poi mi sono fatta il French, le unghie con il French, sono super raffinata, ragazze. Così mi posso andare anche a sposare con questo trucco nude da sposa. Queste mani mi posso anche sposare, ragazze, ma manca solo il marito, vabbè, dettagli. Vabbè.
con le polpettine, ripieno di scalone. Aiutatemi, prego, sto morendo. Idiota. Dai, dici seriamente, tu chi sei? Hai fatto il ruttino in diretta, prima di tutto. Prima capo. Ho fatto il ruttino. Hai fatto tutto, ti stai facendo rosso. Poi? Poi? Vieni bene in video. Sembri carino, sembri. Buonasera. Buonasera. È notte. È una notte. E che giorno? Poi? Ma non sono truccato, sono così senza trucco da qua, mi è uscito proprio senza... A luna? Cioè, sono lei? Sono le due, che sono 11. Va bene, vai avanti, che volevi dire? Chi sei tu? Sono Dario, aiutatemi, è per me. Sono prigioniera. È per me, che è per me? L'Happy Meal. Che dono? Sono prigioniera di Carlita, aiutatemi. E che ti faccio? Guardate, sorvoliamo. Sta incatenato. Incatenato a casa sua. Vi prego, aiutatemi. Poi? Poi sei russo. Hai vergogna. Stai facendo la cacca sotto. Quello sì può essere. Posso andare in mare? Posso andare in mare? Sono il fidanzato nuovo di Carlita. Ma chi ti sa? Ma chi ti conosce? Tu con questa faccia del fidanzato nuovo di Carlita? Sì. Bene. Che cosa, quali prove hai per dire questo? Ah, ok, ci vogliono prove. Io dico di no. Ok, io dico di sì. Sei convinto? Convintissimo. Vabbè. Ma lei non lo sa. Io lo so. Dovresti dirglielo. Ma io lo so. Carlita, vuoi essere la mia fidanzata? No. Sono già impegnato. Vabbè, allora arrivederci. Ti vuoi mettere in piazza? Casomai qualcun'altra? Vai a mettere in piazza. Ah, sì? No. Allora vuol dire, scusa, che meglio così, no? Se subito la rimpiazzi. No, la rimpiazzo. Mi rimpiazza lei a me. Sì, ma vuoi fare un annuncio per un'altra ragazza? No. No, perché? Perché sono fidanzato. Ma con chi? Ah, Carlita. Poi? Ma gliel'hai detto che sei fidanzato con lei? Sì, io l'ho detto. E lei che ha detto? Sì. Ma quando? E ieri sul divano. Ha detto ieri, giuro un giurello. Ha detto ieri sul divano. E chi l'ha detto? Ha detto ti amo. No, ti amo. Era solo. Ha detto mi vuoi sposare? Come no? Voglio essere la tua principessa. Ti ha detto pure sono incinta. No, tutto. Incinta no. Ah, meno male. No. Perché c'ha la pancia, ma non è incinta. C'ha la pancia. No, scherzo, non c'ha la pancia. No. Però non è incinta. No. Non lo possiamo fare. No. Non siamo sposati. Ci sposiamo. Bravo. Mo mi sei Mo mi sei piaciuto e adesso sono tua amica, hai guadagnato la mia amicizia, okay, con questa cosa. La cosa buona. Hai detto. Quando, dopo sposati possiamo fare quello che vuoi tu. Esatto. Che io credo nel matrimonio. È giusto. Giusto. Soprattutto quando ci si divorzia. Quando ci si divorzia è ancora più bello. Bravo. Qualcosa cosa? Ragazzi. Che vuoi dire? Qualcosa? Saluto qualcosa a qualcuno? Sì, saluto la mia mamma. Tua mamma. E guarda, la mano se la metti là sopra te vede sicuro tua mamma. Qua no. Devi mettere la mano. Qua? Sì. Ciao mamma. Ciao mamma. L'isola dei famosi. Guarda come ti metto. Un bacio alla mia fidanzata Marcella Leone. Ciao pure, guardami. Io non ci avanzo. Ti aspetto in studio. Ma mio amore, quanto mi manchi. Ti prego, non vedo l'ora di uscire, sono questa, voglio stare più sull'isola. Amore, Puffy, come sta, amore? Ciao, Paghito. No, vabbè. Mi mancate tutti. Tu a noi no, però. No, siamo una bellezza. Io, voi mancate, non fa niente, mancate lo stesso. Veramente, pure noi non possiamo stare senza di te. Lo so.
Tra poco arrivo. Va bene. Arrivo vincitore, adesso fa l'isola. Porto un sacco di soldi. Vai, penso sempre ai soldi. Posso portare l'euro, non i soldi. L'euro. Vabbè, lo stesso l'euro. Certo. L'erba. L'euro. L'euro. Va bene. E ragazzi, un bacio. Vi saluto alla prossima volta. Ma sto un po' stanco, sono le 11 e un quarto. È tornato indietro il tempo, prima era l'uno, ma sono le 11 e un quarto. Vai, vai, tempo vola. Il tempo torna indietro, addirittura. Vi dico qualcos'altro? No, va bene così per il momento. Lo diciamo troppe cose. Eh certo, non sveliamo tutto. No. Vabbè. Ragazzi, vi aspetto su canale 5. Canale 5, questo è Italia 1. Eh no, perché Italia 1 è sabato. Sul canale di Carità Dolce. Canale di Carità Dolce. Seguitela, seguitela sempre, sempre. Iscrivetevi tutti. Iscrivetevi e tutti, mettete like. Mettete like. Bravo. Acchiappate. Ma soprattutto seguiremo le avventure di Dario nel sulla di Carlita. Nel conquistare Carlita. Conquistare Carlita. Se riuscirai a fidanzarti con lei. E mo ci provo. Provaci. Fino all'ultimo. Provaci fino all'ultimo respiro. Oh, questo mi fa vecchio. Ciao. Ciao. È finito? Sì, è spento. No, è abbuciato. È spento. Sì, è abbuciato. Vabbè, ti sei divertito? No, sai. Mo cancelliamo tutto. Eh sì, è una mano. Lo pubblichiamo. No, cancelli. Ciao per domani mattina. Ma guarda che se comunque si vieni carino. Non se ti guardo così, se uccesso. Se ti guardo qua, sei carino. Come sto fatto? E qua dipende dalle camere. Ti guardo, guarda, voi da oggi poi guardo la videocamera. Grazie, come al solito vi voglio far vedere tutta la mia spesa. Ovviamente la cassa di acqua Vita Snella, mio amor. Poi alcune cose che ho messo già nel frigo, vi faccio vedere cosa sono. Questo petto di pollo a cubetti molto carino, che ho pensato di fare tipo una pasta, tipo panna e prosciutto e una cosa del genere. Cime di rapa, insalata mista, filetto di salmone che adoro, sapete che lo mangio spessissimo, i lamponi. E cos'altro ho messo in frigo? L'insalata. Basta, queste sono le cose che ho messo in frigo. Ah, e le uova. Vedete, questi qua sono novità, sono delle sfogliatine di riso e mais molto molto carine, da usare tipo gallette per accompagnare i piatti. Sono praticamente molto buone perché come valori nutrizionali contengono praticamente solo riso e mais, non hanno glutine, lievito e sono basso contenuto di grassi. Poi ho preso le fragole, lo so che ancora non è stagione ma io le adoro troppo, quindi le ho prese lo stesso. Provenienza Spagna, quindi ok, meglio dalla Spagna che dall'Italia. Poi ho preso questo che è mais soffiato, come vi ho fatto vedere nel supermercato. Praticamente contiene soltanto mais, 100%. Dice non cuocere, si mangia secco, inzuppato nel latte, yogurt e minestra. Vi farò sapere. Io lo mangerò secondo me così. Poi questo contenitore, questi ne ho presi due di questi contenitori, non so l'altro dove sia. Ah, eccolo qua, verde. Costavano un euro, ermetici, io perché mi preparo i pranzi, le cose me li porto dietro. Finalmente ho trovato dei cereali di mais senza zucchero e questi sono anche biologici di questo marchio che a me piace tantissimo, Sarchio. E appunto negli ingredienti contiene soltanto mais. Mais e se tiene anche un po' di sale. Ma cosa serve il sale? Vabbè, senza zuccheri, sono difficilissimi da trovare. I primi che trovo senza lo zucchero, di solito c'è sempre zucchero. Poi il pane azimo morbido, questa anche era una cosa che cercavo, che avevo nell'alimentazione, non trovavo mai, e si può alternare al pane di sigaro integrale, alle gallette eccetera. E questo è pane di azimo morbido biologico, sembra tipo una piadina, non vedo l'ora di provarlo, voglio fare tipo dei sandwich, poi vi farò sapere. Ovviamente l'albume non può mancare. Caffè solubile, questa che mi piace tantissimo ragazzi, ve la straconsiglio, una camomilla che sa di vaniglia, è troppo buona, è la mia camomilla preferita della Twinings. Poi come miele ho preso alla fine questo miele, questi qua che sono di Rigoni biologico, è praticamente un mix di mieli piccolini di varie qualità, non vedo l'ora di provare. E perché appunto prendo il miele prima di andare in palestra assieme alle proteine come carica, e questo miele che con le nocciole dentro non va bene. Date che queste le mangio tantissimo, 0 calorie, 7 calorie, quindi praticamente senza zuccheri. Ho preso fragole, pesca e albicocca.
il latte di cocco, che devo farci una ricetta però a uso cosmetico, vi farò sapere. Poi ho preso questi due, balsamo, capelli, vi farò sapere, e mousse doccia a cocco, vi farò sapere in un video recensione prodotti al supermercato. Le mele, queste qua sono le Granny Smith, sono buone, anche queste le mangio per merenda. Il salmone affumicato, lo yogurt, uno solo perché ce n'ho già altri, le banane, i limoni, il cioccolato fondente ovviamente, e il lime, che mi piace tanto, anche il lime è tutto aspro, buonino. E basta, penso di avervi fatto vedere tutto, adesso mi sistemo tutto. Yeah, viva la spesa! Questo che cos'è? Il chirashi con riso sotto, wow! Altro chirashi, le salsine... portare le bacchette di legno. Bacchette di legno? Non uso. Usate? No, usate, no. Non lo uso. Sushi. No, di bacchette di occhi. Siamo dal sushi. Buonissimo. Ci dobbiamo fare ciotto. Ma questi sono buonissimi. Che sono delle cose fitte perché noi siamo a dieta. Una salsina e viva la dieta. E un altro anche... giusto? Vabbè, questo è epico. E per finire, in bellezza, che stiamo scoppiando, sashimi di tutti i tipi e carpaccio. Oddio, cioè abbiamo mangiato come 15 persone. Già non mi importa nada, né il dia né la ora, si l'ho perdito.